principio ora e sempre.
cieli narrano la gloria di Dio. La parte di sinistra. Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, Dio ti ha benedetto per sempre. Colpiscono al cuore i tuoi nemici, sotto di te cadono i popoli. Ami la giustizia e l'empietà dei testi, Dio, il tuo Dio ti ha consacrato con olio di letizia a preferenza dei tuoi eguali. Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Al re piacerà la tua bellezza, egli è il tuo signore, prostrati a lui. La figlia del re è tutta splendore, gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. A
ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai capi di tutta la terra. Isaia. Un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. Non giudicherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire, ma giudicherà con giustizia i poveri e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento, con il soffio delle sue labbra ucciderà l'empio. Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. In quel giorno la radice di Jesse si leverà a vessillo per i popoli. Le genti la cercheranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. Oggi il Re del Cielo nasce per noi da una Vergine per ricondurre l'uomo perduto al Regno dei Cieli. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Dai discorsi di San Leone Magno, Papa. Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato, rallegriamoci. Non c'è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da questa felicità. La causa della gioia è comune a tutti, perché il nostro Signore, vincitore del peccato e della morte, non avendo trovato nessuno libero dalla colpa, è venuto per la liberazione di tutti. Esulti il santo, perché si avvicina al premio. Gioisca il peccatore,
perché gli ho offerto il perdono. Riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita. Il Figlio di Dio, infatti, giunta la pienezza dei tempi che l'impenetrabile disegno divino aveva disposto, volendo riconciliare con il suo Creatore la natura umana, l'assunse lui stesso, in modo che il diavolo, apportatore della morte, fosse vinto da quella stessa natura che prima lui aveva reso schiava. Così, alla nascita del Signore, gli angeli cantano esultanti: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama. Essi vedono che la celeste Gerusalemme è formata da tutti i popoli del mondo. Di questa opera ineffabile dell'amore divino, di cui tanto gioiscono gli angeli nella loro altezza, quanto non deve rallegrarsi l'umanità nella sua miseria. O carissimi, rendiamo grazie a Dio Padre per mezzo del suo Figlio nello Spirito Santo, perché nella infinita misericordia con cui ci ha amati ha avuto pietà di noi, e mentre eravamo morti per i nostri peccati ci ha fatti rivivere con Cristo, perché fossimo in Lui creatura nuova, nuova opera delle sue mani. Deponiamo dunque l'uomo vecchio con la condotta di prima, e poiché siamo partecipi della generazione di Cristo, rinunziamo alle opere della carne. Riconosci, cristiano, la tua dignità e, reso partecipe della tua natura, della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un tempo con una condotta indegna. Ricordati chi è il tuo capo e di quale corpo sei membro. Ricordati che, strappato al potere delle tenebre, sei stato trasferito nella luce del regno di Dio. Con il sacramento del battesimo sei diventato tempio dello Spirito Santo. Non mettere in fuga un ospite così illustre con un comportamento riprovevole e non sottometterti di nuovo alla schiavitù del demonio. Ricorda che il prezzo pagato per il tuo riscatto è il sangue di Cristo. Oggi la pace vera scende per noi dal cielo. Risplende per noi il giorno di una nuova redenzione, giorno preparato da secoli, gioia senza fine.
Preghiamo, o Dio che hai illuminato questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, concedi a noi che sulla terra contempliamo i suoi misteri di partecipare alla sua gloria nel cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino come nel giorno di Madia. Perché ogni calzatura di soldato che marciava ribombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio Potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. Parola di Dio. Oggi è nato per me.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo a Tito. Figlio mio, è apparsa la grazia di Dio che porta salvezza a tutti gli uomini e ci insegna a rinnegare le impietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà, con giustizia e con pietà, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e formare per sé un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo per le opere buone. Parola di Dio. Con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte, facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce.
Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che egli ama». Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Fratelli e sorelle, la ricorrenza annuale del Natale di Gesù non deve farci perdere, a causa dell'abitudine, la consapevolezza che 2000 anni or sono è avvenuta una nascita che ha cambiato radicalmente la condizione umana, una nascita la cui efficacia rinnovatrice continua ancora oggi. La liturgia della parola di questa Santa Messa della notte di Natale ci parla di una illuminazione. In questa notte Dio ha illuminato con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, l'umanità intera. Riascoltiamo in primo luogo il profeta. Egli descrive la condizione del suo popolo come condizione di persone che camminano nelle tenebre ed abitano una terra tenebrosa. Non solo, ma anche come la condizione di un popolo privo di libertà, con un giogo e una sbarra sulle spalle, dunque tenebre e schiavitù. Accadde però un fatto che cambia completamente questa situazione. Il popolo vide una grande luce e il giogo è spezzato. Che cosa è avvenuto? Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Certamente la nascita di un bambino è sempre un inizio. Un grande padre della Chiesa ha scritto che la nascita di ogni uomo spezza la monotonia del già visto, del sempre lo stesso. Ma questo bambino è davvero unico. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato, come ci ha detto il profeta Isaia, consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. E consigliere ammirabile, un testo biblico dice: incerti sono i consigli degli uomini, brancoliamo nel buio e attraversiamo il mare spesso sconvolto della vita come su una zattera. Il bambino che nasce questa notte è la luce vera che illumina ogni uomo. E Dio potente,
le nostre schiavitù, dalle quali non siamo capaci di liberarci, sono molte, carissimi fratelli e sorelle, e ciascuno di noi porta in sé catene che non riesce a spezzare. Il bambino che nasce questa notte ha la capacità, la forza di condurci alla vera libertà. Gesù è il nostro liberatore. Gesù è il Dio incarnato, il Dio fatto uomo, è l'Emmanuele, il Dio con noi. E l'Apostolo Paolo, nella seconda lettura, come abbiamo sentito, ha espresso profondamente la forza luminosa che ha in sé il fatto accaduto questa notte. Egli dice: è apparsa la grazia di Dio. Dunque, cari fratelli e sorelle, dopo quanto accaduto questa notte, non possiamo più dubitare di che cosa c'è nel cuore di Dio, quali sono i suoi pensieri circa l'uomo. È apparsa, si è fatta vedere luminosamente la grazia di Dio, la buona disposizione di Dio verso di noi. Dio è ben disposto verso di noi. Dopo questa notte non possiamo più dubitare del suo amore verso l'uomo e dall'amore per cui ad uno è gradita l'altra persona deriva che le dia qualcosa gratuitamente. Dio ha tanto amato il mondo da mandare il suo figlio unigenito quale vittima di espiazione per i nostri peccati. E infatti l'Apostolo continua: a portatrice di salvezza per tutti gli uomini, e la salvezza è la luce che ci guida, che ci insegna, è forza che libera a rinnegare l'impietà e i desideri mondani. Aiutati dalla parola profetica e dalla parola dell'Apostolo, ora possiamo vedere come è nato il bambino che ha così profondamente cambiato la nostra condizione. La nascita è narrata, come abbiamo ascoltato dal Vangelo, nel modo seguente: diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Vi propongo due osservazioni. Il bambino nasce fuori da quel mondo che è ritenuto importante e potente. Nasce in una stalla. Consideriamo come questo particolare della sua nascita richiami quanto ci ha detto San Paolo. Nasce fuori dal mondo circostante, perché vuole dirci subito che egli non appartiene a quel mondo dove regnano l'impietà e i desideri cattivi. Il bambino è deposto nella mangiatoia. Un padre della Chiesa fa al riguardo una considerazione semplice e profonda: la mangiatoia è il luogo dove si colloca il cibo per gli animali. Il neonato Salvatore prende il posto del cibo, prefigurando che egli è il cibo della vita eterna. Ed è interessante vedere, cari fratelli e sorelle, un legame fortissimo con l'Eucaristia, anche con la parola stessa Betlehem. In ebraico la parola Betlehem significa casa del pane, e il pane per noi si realizza sull'altare. Betlehem è l'altare, il Natale è l'altare, è la partecipazione all'Eucaristia, è la partecipazione alla Santa Messa, il vero Natale, il Natale che noi amiamo, il Natale amico degli uomini. Cari fratelli e sorelle, la preghiera della Chiesa questa notte è percorsa da una gioia profonda. L'abbiamo anche cantato: gioiscano i cieli, esulti la terra.
E poi San Leone Magno, nella lettura patristica della veglia della notte di Natale, nessuno si senta escluso da questa gioia, poiché ciascuno, qualunque sia la sua condizione spirituale, sociale e materiale, dopo questa notte sa quanto è prezioso agli occhi del Signore. Il Signore ci custodisce come la pupilla dei Suoi occhi. Noi siamo preziosi ai Suoi occhi. Noi abbiamo una dignità, ce lo ha ricordato San Leone Magno. Riconosci, o cristiano, la tua dignità. Noi siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Il Signore nasce nella nostra natura umana per liberarci dal potere delle tenebre e donarci la vera libertà. Si chiedono i padri della Chiesa perché Dio si è incarnato, perché Gesù si è incarnato, perché Gesù si è fatto uomo. Gesù si è fatto uomo perché l'uomo possa essere elevato alla dignità incomparabile di figlio di Dio. Questo è il nostro destino, è un destino di gloria. Per questo la Chiesa Madre e Maestra ha un profondo rispetto anche per il corpo dei defunti, perché i nostri morti sono destinati alla gloria, tutti noi siamo destinati alla gloria. Il fine ultimo della nostra esistenza sarà la piena comunione con Dio nell'eternità. Questo è il vero Natale. Accogliamo in questa notte santa la luce del Natale, a cui accogliamo l'annuncio della nascita di Gesù come Cristo Salvatore, Cristo Signore. Gesù il nostro unico bene, Gesù la via, la verità e la vita, Gesù la luce del mondo. Io sono la luce del mondo, dice il Signore. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Per questo i cristiani sono chiamati a portare questa luce del mondo, ad essere luce. C'è un proverbio piemontese che dice: se non sei capace di fare luce nella tua vita, cerca almeno di non fare ombra. E poi un proverbio africano: piuttosto che lamentarti del buio, prova ad accendere un fiammifero. Ed è quello che ci chiede il Signore, di essere luce, di portare la luce. I padri della Chiesa avevano chiaro questo concetto, tanto da chiamare il sacramento del battesimo sacramento della illuminazione. I cristiani sono i figli della luce. Abbiamo ricevuto nel giorno del battesimo la luce che è Cristo Signore, la luce che si sprigiona dal mistero della Santa Risurrezione. Dobbiamo ravvivare, cari fratelli e sorelle, la nostra speranza, perché abbiamo in Gesù il Dio con noi, l'Emmanuele, Gesù fattosi bambino per condividere tutta la nostra esistenza e accompagnarci nel nostro cammino. Noi non siamo soli perché il Signore è con noi. Io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo. Ecco, cari fratelli e sorelle, usciamo stasera, questa notte, da questa celebrazione più saldi nella nostra fede. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare fra noi. Più forti nella nostra speranza, nulla è più forte dell'amore che Dio stanotte ci ha mostrato, come cantiamo nel canto tradizionale del Tu scendi dalle stelle, ai quanto ti costò l'averci amato. Buon Natale a tutti. Credo in un solo Dio.
regno non avrà. E ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Con gioia e gratitudine ci rivolgiamo al Padre che ha mandato suo Figlio Gesù a rinnovare l'umanità e a riunirla in una sola famiglia. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Padre. Per la Santa Chiesa, annunci con gioia che il mistero del Natale del tuo Figlio ha aperto nuove vie di libertà e di pace, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per tutti i Vescovi, i presbiteri e i diaconi, raggiungano con il dono della tua grazia il cuore di ogni persona, noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Padre. Per i popoli dilaniati da guerre e violenze, si realizzi il sogno dei profeti. Ogni giogo sia spezzato e nessuno debba più subire oppressione e vergogna, noi ti preghiamo. Per gli ultimi, gli emarginati, per chi lascia la propria terra a causa di guerra e povertà, la tenerezza con cui Maria accudiva il tuo Figlio susciti nelle comunità cristiane atteggiamenti di benevolenza e di cura, noi ti preghiamo. Per noi qui riuniti, rimanga nei nostri cuori l'annuncio di pace cantato con gli angeli e ci aiuti a fare della nostra vita una continua lode, noi ti preghiamo. Ascolta, o Padre, le nostre invocazioni e concedici di riconoscere nella nascita del Cristo tuo Figlio, dal grembo della Vergine Maria, la tua inesauribile bontà, per Cristo nostro Signore.
pregate fratelli e sorelle perché portando all'altare la fatica, la gioia, il dolore e la speranza di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti sia gradito, o Padre, la nostra offerta in questa notte di luce e per questo santo scambio di doni, trasformaci in Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, il cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie, con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice nelle sue mani santi e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi Apostoli, i gloriosi Martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nella speranza e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nella notte santissima in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, cantiamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace a questi nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, ti preghiamo, non guardare ai nostri peccati, ma guarda amabilmente alla fede della tua Santa Chiesa e donale sempre unità, pace, gioia e amore, secondo la tua divina volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Vogliamo ora scambiarci il segno benedetto della pace e pregare, impegnarci a pregare per la pace del mondo, perché cessi la guerra. La pace, carissimi fratelli e sorelle, dipende pure da noi. Collaborare perché nel mondo ci sia la pace, a cominciare a costruire la pace laddove noi viviamo, dove noi siamo inseriti, la pace nelle nostre famiglie, la pace nelle relazioni con i fratelli, con gli altri, la pace in questa città, la pace nelle nostre comunità parrocchiali, nei quartieri, nei condomini, laddove la gente soffre, lavora. Custodire il dono inestimabile della pace. Solo così possiamo auspicare la pace nel mondo. Questa pace che è tanto desiderata anche da Papa Francesco. Vogliamo impegnarci in questo giorno santo del Natale perché cessi la guerra e perché si ristabilisca nel mondo l'ordine, l'armonia e la pace. Con questi sentimenti, con questa responsabilità personale, ciascuno di noi dia la pace ai propri fratelli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il segno della pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Signore Dio nostro, che ci doni la grazia di celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fa che giungiamo con la santità della vita a condividere la sua gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Giunti alla fine della celebrazione, invocheremo ora la benedizione del Signore su di voi, sulle vostre famiglie, sulle persone che portate nei vostri cuori, nei vostri occhi, nella vostra anima. Vogliamo invocare questa benedizione sugli ammalati, sulle famiglie che sono nel lutto, sui bambini, sui giovani, su quanti sono alla ricerca di un lavoro stabile e duraturo. La invochiamo sull'amministrazione di questa città, su quanti lavorano per la sicurezza di questa città, le forze dell'ordine. Vorrei ringraziare nella persona del maggiore Sarapini, ecco, quanti custodiscono questa città, quanti rendono un servizio per la nostra sicurezza. La invochiamo su tutti quanti gli uomini di buona volontà, perché ciascuno di noi dia il proprio contributo reale, il proprio contributo fattivo e generoso per uscire dall'individualismo, per aprirci alla ricerca della verità nell'impegno di realizzare il bene comune, che è il bene di tutti e di ciascuno. Vogliamo fare nostre le parole del Papa, del suo Magistero, perché anche la Chiesa si apra al dialogo con i popoli, perché superiamo tutte le difficoltà, anche la grave congiuntura economica. Come si esce dalla grave congiuntura economica? Il Papa ci dice che si può uscire da questa grave congiuntura economica solo con la cultura del dono. Se ciascuno di noi sa anche condividere quel poco che ha con quanti non hanno nulla. Per le nuove povertà, le statistiche ci dicono che aumentano i poveri. Che sia un Natale per tutti, un Natale di benedizione, un Natale di pace, un Natale di serenità, di gioia. E impegniamoci, cari fratelli e sorelle, a portare, come dicevo nell'omelia, questa luce che sprigiona dalla culla di Betlemme. Una luce gentile, una luce che mai si spegne, è la luce della fede. E la fede è luce. Noi ringraziamo il Signore perché con la sua venuta ci ha fatto il dono della fede in Lui. Come abbiamo detto nel Credo, Gesù è per noi Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. E nel bambino Gesù noi vogliamo accogliere tutti i fratelli, perché quello che abbiamo fatto al più piccolo dei nostri fratelli è come se l'abbiamo fatto a Gesù. Gesù considera fatto a Lui ciò che noi facciamo agli altri. Gli altri ci sono necessari. Senza gli altri la nostra vita è insignificante. Quando uno si chiude in un gretto egoismo, ha sprecato la propria vita, ci si realizza solo nel dono sincero di se stessi, perché c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, presentiamo al Signore questi nostri buoni propositi e impegniamoci
ad andare avanti con fiducia nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questa notte santissima, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'assemblea celeste. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su ciascuno di voi e con voi tutti rimanga sempre. La messa è finita. Vi auguro un vero Natale nel segno benedetto di Gesù Bambino. Nel nome del Signore, andate in pace. Alleluia, alleluia. Buon Natale.